Le Province Unite, cioè l'Olanda, sono nel 1600, più o meno per tutto il secolo, il centro dello sviluppo del commercio mondiale. L'Olanda è una grande potenza commerciale e in qualche misura anche militare, capace di estendere la sua rete fino all'estremo oriente, pensiamo anche all'Indonesia. Bene, il centro di questo grande impero marittimo è la città di Amsterdam, ancora oggi capitale dell'Olanda, e che in quella fase storica è segnata da caratteristiche piuttosto uniche, che sono riassunte nel grande municipio della città, nella grande sala dove si riuniva il popolo di Amsterdam, intendo le élite, per discutere gli argomenti di particolare interesse che riguardavano sia l'assetto della città sia la diramazione della potenza olandese nel mondo, potenza che era largamente basata sulla Compagnia delle Indie, questa enorme struttura che di fatto era uno stato nello stato e che univa i mercanti olandesi e li organizzava nella loro espansione lungo le rotte oceaniche. Ma Amsterdam era anche un centro di grande cultura e di produzione letteraria. Nel 600 vengono stampati a decine di migliaia libri di filosofia, di letteratura, di storia nelle lingue più diverse, italiano compreso, che all'epoca era una delle principali lingue europee, ma certamente anche in tedesco, ovviamente in fiammingo, in francese, nello Yiddish, cioè nella lingua ebraica prevalente all'epoca, facendo quindi di Amsterdam non solo un polo culturale, non solo un polo commerciale, ma anche probabilmente il centro della stampa mondiale all'epoca. È infatti in questa meravigliosa città olandese, che conosciamo bene per i suoi canali e per il suo affaccio marittimo, che si sviluppa la stampa periodica. I primi settimanali che si conoscano al mondo sono intorno alla metà del 600 stampati ad Amsterdam e di lì si dirama anche l'abitudine della stampa quotidiana che, dato il carattere poliglotta e cosmopolitico della popolazione di Amsterdam, si sviluppa attraverso linguaggi diversi e porta anche all'espansione di questa produzione in paesi molto lontani.